Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'antica arte dei ramai ha sempre contraddistinto il piccolo borgo di Force. Alla fine dell'Ottocento, nel paesino piceno, c'erano 28 botteghe dedite alla lavorazione del rame, nelle quali erano impiegate una settantina di persone. Con la Seconda Guerra Mondiale e l'avvento della produzione industriale, la lavorazione del rame ha iniziato una fase di lento declino e anche il numero delle botteghe forcesi di ramai si è drasticamente ridotto. Oggi, nel piccolo borgo piceno, sono pochi coloro che praticano ancora tale attività. Ramai anziani ce ne sono rimasti 2-3, mi sembra, non di più, ecco, che non lavorano più, ma se vanno in bottega è per passare il tempo, ecco, perché purtroppo sono molto anziani, quindi non sono più dediti, insomma, a questa attività, ecco. Per rivivere i vecchi fasti, da quasi 20 anni è stato inaugurato il Museo del Rame, gestito dall'Associazione Terra Vita. Oggi la struttura, all'interno della quale vengono svolte dimostrazioni di come un tempo si lavorava il rame con l'esposizione degli antichi strumenti che venivano usati, è chiusa a causa delle restrizioni anti-Covid e la speranza è che presto possa riaprire. Intanto però i gestori del museo stanno continuando a lavorare per avvicinare sempre più i giovani a questo antico mestiere. Noi come associazione abbiamo in programma diversi progetti per cercare di diffondere, diciamo, questa usanza tra i giovani. E innanzitutto abbiamo creato una sorta di laboratorio che si chiama Force Craft e, diciamo, questo più che altro è per dare a conoscere, no? Non solo l'artigianato del rame, ma anche l'artigianato locale, che può essere la scarpa, quindi la lavorazione della pelle, delle stoffe. E quindi qui non solo i giovani, ma anche i turisti che vengono possono realizzare un oggettino in rame che poi se lo possono portare a casa come testimonianza della visita qui del paese. Diciamo, questo è un primo passo per darlo a conoscere. Poi, ecco, abbiamo preso contatti anche con università per cercare di realizzare un progetto per far sì che alcuni giovani magari un giorno possano avere una borsa di studio e intraprendere questa attività e portarla avanti.